Presidente, dopo il successo di Fano arrivano questi 3 punti preziosissimi con il Chieti al termine di una bella prova e con un Catanzaro che ha praticamente annullato le contromisure dell'avversario. È vero, siamo tutti contenti e soddisfatti perché stiamo dimostrando veramente alla tifoseria catanzarese di avere una squadra, di avere una squadra, di avere un presidente e avere un mister veramente valido e all'altezza delle situazioni. Io non le nascondo la mia gioia che ho quando facciamo queste belle partite, sono partite veramente interessanti. Speriamo di continuare su questa strada perché è quello che tutti noi vogliamo. Comunque gli daremo del filo da torcere a tutti perché siamo una squadra veramente, una bella squadra, una squadra forte che faremo faticare a tutti. Presidente, lei è arrivato a Catanzaro, ha scoperto immediatamente, immagino, la grande rivalità tra la tifoseria catanzarese e quella del Cosenza. In curva campeggia ogni partito, uno striscione simpaticissimo, amo solo un cosentino. Un bel tributo nei suoi confronti e questa sera la curva è esplosa in un boato per salutarla quando si è avvicinato a salutare i tifosi. Ma ha visto che io l'ho sentito dal cuore e sono andato alla curva perché mi sentivo di farlo. È una cosa che spero di fare sempre. Più partite vinceremo e più farò di queste azioni qua perché sono cose belle, cose che mi sono venute veramente dal cuore. Spero di poterlo fare più volte. All'inizio ero un po' scettico nel venire qua a giocare, invece mi hanno accolto a braccia aperte tutti con grande affetto e spero di ricambiarli nel migliore dei modi. Una squadra che produce molto e si va in gol anche con facilità. Sì, insomma, facilità non è mai facile, però sì, diciamo che anche la squadra deve mettere in condizione gli attaccanti per poter fare gol. Qua gli attaccanti alla fine, io e Carboni, stiamo riuscendo a concretizzare il gioco che fanno loro. Infatti il merito non è solo nostro ma è di tutti. La continuità di risultati, in particolare di vittorie, dopo 3 punti a Fano, 3 punti arrivano in casa contro il Chieti, una gara impostata alla perfezione sotto il profilo tattico e comunque sulla superiorità evidente della squadra di casa. Noi era importante dare continuità ai risultati, ci siamo riusciti, il gruppo sta lavorando con impegno e prepara tutte le partite con grande professionalità, seguendo nei minimi particolari il mister e quelle che sono le direttive del mister. Era importante fare il risultato, ci siamo riusciti, bene così, speriamo appunto di lavorare sempre come stiamo facendo ora.